prvi put ste ovde, ali pretpostavljam da znate ideju celog turnira i zanima me kako vam izgleda, odgledali ste jedan meč ovde. Izgledala ideja del torneo, a i vi ste na partita, kome to piace. No, intanto grazie per l'ospitalità e come dicevamo prima è bellissimo vedere un'organizzazione di questo livello e una struttura e squadre di questo livello è proprio per noi amanti del calcio è molto bello vedere stare qua. Ok. Zahvaljuju se na dobrodošlici sport klubu i domaćinima i kaže da je jako lepo videti jedan ovakav događaj organizovan ovako visokom nivou, pogotovo za sve nas koji volimo fudbal, ovo je više zadovoljstva videti nešto ovako. Kako mi izgledao današnji meč? Cosa pensi della partita che hai visto oggi? Ma la Stella Rossa, Cevena Zvezda, è stata superiore a giocatori di qualità, di alta qualità e molto forti. Pa Cevena Zvezda, to ste sami razumeli, je tim koji je superiorniji, ima igrače koji su veće kvalitete od protivničkog tima i to se pokazalo. Vas i vaše ime vezuju za Atalantu, prosto, iako nije to jedini klub za koji ste igrali. Atalanta ove sezone igra dobro, odnosno prethodne, već sad sezona je završena, odigrala dobru sezonu. Šta se desilo? Šta se tačno radi i zašto tako dobro se ide ovih poslednjih? Più o meno tu hai giocato per Atalanta, anche se hai giocato per altri club. Vediamo che hanno avuto una grande stagione. Cosa è successo? Cosa pensi? Come è esplosa la squadra? Atalanta ha fatto una stagione incredibile, credo irripetibile, però c'è dietro un lavoro soprattutto a livello giovanile molto importante, investimenti importanti e quando organizzi e strutturi una società a livello giovanile così bene e questi sono poi possono essere i risultati, sorprese. Mislim da ne da je Atalanta imala neverovatnu sezonu, već sezonu koju mislim da nećemo ponoviti. Ali šalu na stranu, to je tim koji ulaže mnogo u upravo ove omladinske i juniorske pogone i sigurno da je u Italiji to ekipa koja se najviše bavi tim mlađim sektorom i to se pokazalo da je to način da se u eri velikih klubova nađete u njihovom društvu. Prosto kad god imamo goste iz Italije, u poslednjih nekoliko meseci ne mogu da ne pitam. Francesco Totti je završio karijeru, to je prosto kraj jedne ere u Serie A. Non posso che non fare la domanda di Francesco Totti, la fine della sua carriera è la fine di una etapa calcistica in Italia. Boh, poi per me che ho giocato insieme a lui in nazionale e tante volte soprattutto contro, ci conosciamo bene, per me è stata una grande emozione, 25 anni nella stessa squadra, è bello, è stata veramente un'emozione e ha lasciato tanto al calcio italiano. Pa ja sam često igrao protiv njega, a imao sam veliku sreću da igram i sa njim u reprezentaciji. I to je stvarno jedan veliki emotivni trenutak da neko posle 25 godina, što je jako neobično u ovom savremenom fudbalu, provede u jednoj ekipi da na taj način obeleži svoju karijeru i jednu fudbalsku eru. Jedna jako emotivna stvar koja se desila ove godine. Hvala vam puno što ste govorili za sport klub. Ringrazio per la intervista per il sport club. Grazie a voi, complimenti. Grazie.